campioni di SCP-008 sono un estremo rischio biologico come tutti i relativi protocolli applicabili. Misure di incenerimento e di irradiazione saranno impiegate in caso di azione politica o militare che possa comportare lo smantellamento dell'impianto, interruzione dell'alimentazione elettrica, nessuna comunicazione da parte degli operativi o dai canali esterni nel corso di 8 ore. Il periodo di quarantena per gli operativi che lasciano l'impianto è di 4 mesi. Nel caso si verifichi una violazione, le misure di incenerimento e irradiazioni saranno immediatamente utilizzate. Dovrebbe essere la politica di tutti i siti G2 di non preparare una procedura di evacuazione. SCP-008 è un prione complesso. I campioni sono immagazzinati e memorizzati in ciascuno dei siti G2 noti. La ricerca su SCP-008 è altamente riservata e rivolta principalmente a prevenire ricerche che possano portare alla sintesi di SCP-008 in un futuro lontano. Le caratteristiche del prione SCP-008 sono 100% infettivo, 100% letale. La trasmissione avviene attraverso tutti i fluidi corporei e le membrane delle mucose esposte. Non è trasmissibile tramite acqua o per via aerea. I sintomi dell'infezione di SCP-008 si manifestano in non più di 3 ore dall'esposizione ed includono sintomi simili all'influenza con febbre alta e uno stato aggravato di demenza negli stadi più avanzati. Il coma insorge approssimativamente nelle 20 ore dopo l'apparizione dei primi sintomi e 12 ore dopo l'evidente demenza. L'insorgere del coma verrà considerato come l'inizio della morte. Sporadicamente si verificano delle necrosi cellulari simili ad uno stato di cancrena. Il tessuto sopravvissuto assume la sua funzione originaria ed è altamente resistente. I globuli rossi aumentano notevolmente la capacità di trasportare ossigeno, rallentando il flusso sanguigno, con conseguente aumento della resistenza muscolare e della forza fisica. Sistemi nervoso e muscolare, nonostante la totale insufficienza organica, non vengono influenzati per diverse ore. Il metabolismo può rallentare a livelli estremamente bassi, permettendo ai soggetti di sopravvivere per oltre 2 mesi senza nutrirsi. L'alta viscosità del sangue comporta un'insignificante perdita del flusso ematico in seguito a ferite da arma da fuoco, punture e lesioni da taglio. I condizionamenti comportamentali, controllo motorio e di meccanismi istintivi sono danneggiati, le capacità cognitive sono gravemente rallentate ed irregolari. Il soggetto infetto si adatta al suo sistema nervoso danneggiato e si limita all'attività fisica di base, come stare in piedi, stare in equilibrio su 2 gambe, camminare, mordere, afferrare e strisciare. Il soggetto si muove con energia verso punti precisi, suoni e odori che associa agli esseri umani viventi. Il soggetto tenterà di mordere e di ingerire la carne degli esseri umani viventi nel caso avvenga contatto fisico. Per neutralizzare i soggetti completamente infetti è necessario infliggere un significativo trauma cranico. L'esistenza di numerose prove convincenti suggeriscono che SCP-008 stesso non sia stato formato naturalmente sulla Terra, poiché varianti di simile complessità avrebbero estinto gran parte dell'ecosistema. Nel 1959 venne negoziata una breve e faticosa collaborazione con l'USSR per localizzare i siti G2 ed eliminare SCP-008 in seguito alla loro scoperta. Lo status di SCP-008 sotto la custodia dei russi è sconosciuto, data la conclusione della collaborazione. A seguito di ricerche specifiche, è risultato che SCP-500 è in grado di curare completamente SCP-008, anche negli stadi più avanzati della malattia.